Buongiorno, sono Silvio Darò e siamo sotto i portici a Cercenasco, un paese di 1800 abitanti in provincia di Torino, dove nel mese di settembre del 2022 è stata inaugurata questa mostra fotografica permanente su pannelli. Sono appassionato di fotografia e nel 1979 ho iniziato a fotografare questa civiltà che stava scomparendo, travolta dalla meccanizzazione agricola e dal progresso. L'ultima foto l'ho scattata nel 1983 per un totale di oltre 7.000. È stata un'esperienza particolarmente interessante e coinvolgente, in quanto per poter fotografare queste persone nel modo più autentico possibile dovevo trascorrere con loro parecchio tempo, aprire un dialogo, farmi raccontare le loro storie, e solamente quando non ero più considerato un intruso iniziavo a fotografare. In questo primo pannello è descritta la storia della mostra. Seguono questi qua del fieno e poi via via tutti gli altri, per un totale di 36 pannelli e 94 foto. Thank you.
qua ci troviamo di fronte ai pannelli dedicati al Grand Turco. Molto caratteristiche erano le pantalere, in dialetto piemontese. Purtroppo non c'è il corrispettivo in italiano. Si ancoravano i pali alle tettoie, si legavano le pertiche in senso orizzontale e si posizionavano i mazzi sopra. Molte di queste pantalere davano sulle tettoie sulla strada. Di conseguenza, in autunno, dopo il raccolto del grano turco, il paese si tingeva di giallo. Ora vedremo una serie di fotografie scattate nelle campagne circostanti Cercenasco, come si coltivavano alcune culture,
prima dell'arrivo dei trattori e dei diserbanti. Thank you.
Ora vedremo una serie di volti che non necessitano di tanti commenti. Sono una sorta di carta d'identità visiva che testimoniano una vita di fatiche fisiche legate per lo più ai lavori della terra e ad una economia di sussistenza. La loro era una vita semplice che seguiva i cicli della natura. Se però si osservano con attenzione, sui loro volti si può notare un fondo di serenità sempre più difficile da scorgere sui volti delle persone dei giorni nostri. Ora vedremo una serie di foto scattate nell'abitato di Cercenasco. In quel periodo, percorrendo in bicicletta le vie del paese, era facile incontrare un carro trainato dal cavallo che rientrava a casa carico di fieno di grano turco. Oppure, in una via di periferia, qualcuno seduto su di una trave a far conversazione o semplicemente a guardare lo scorrere della vita. Sovente era proprio da questa gente
che veniva informato che il giorno seguente la tal persona avrebbe attraviato il grano turco o che il loro vicino di casa la settimana prossima avrebbe macellato un maiale. Quando ero giovane, mi raccontava Firmino, col quale ho trascorso in sua compagnia parecchio tempo a seguire i lavori in campagna, era il mercoledì il giorno in cui sovente il cibo scarseggiava. A volte, a cena, avrei desiderato mangiare un uovo, ma avrei intaccato la dozzina che la mamma il giorno seguente avrebbe portato a vendere al vicino mercato di Vigone. E così, a malincuore, ci rinunciavo. La mattina seguente, quando ancora albeggiava, con due polli nella cesta, la mamma partiva diretta a Vigone. Il ricavato della vendita serviva ad acquistare beni di prima necessità, ma non sai quanto quei polli io sognavo di vederli in pentola. E questa è una delle tante storie che sono venuto a conoscenza, restando a contatto con queste persone per oltre 5 anni. Thank you.
ci troviamo di fronte ai pannelli dedicati al tabacco, la mandriga in piemontese. Questo era un indumento molto comune in quegli anni e c'erano ancora diverse persone che lo indossavano. Era un indumento particolarmente caldo, che si stava bene, e le persone benestanti addirittura ne avevano due, una per i giorni festivi e l'altra per i giorni feriali. Il tabarro aveva poi ancora un'altra funzione, che essendo lungo copriva le ginocchia e quindi mascherava le toppe, perché un tempo, prima di sostituire i pantaloni, essi dovevano subire parecchie toppe. Un po' di tempo fa provavo, quando sceglievo queste foto, ho provato a pensare cosa succederebbe se al giorno d'oggi una persona uscisse per strada con tabarro. Sicuramente, se fosse il giorno di carnevale, lo prenderebbero per una maschera. Eppure è passato meno di un secolo da quando era così comune. Questa è la foto del 25 settembre 2022, giorno dell'inaugurazione della mostra. Voglio ancora ringraziare l'amministrazione comunale e la sindaca Teresa Rubiano per lo spazio che mi ha concesso. Credo di far parte di una generazione molto fortunata, in quanto ho assistito al tramonto di una civiltà che si tramandava da secoli, praticamente sin da quando l'uomo è diventato stanziale e ha iniziato a coltivare la terra col solo aiuto degli animali. Una civiltà legata alla terra, dalla quale traeva il suo sostentamento e che, nello spazio di pochi decenni, è stata spazzata via dal progresso e dalla meccanizzazione agricola. Quando, nel 1979, ho iniziato a scattare queste foto, francamente, non avrei mai pensato che in così pochi decenni esse avrebbero testimoniato una realtà tanto diversa da quella attuale. Tendenzialmente, foto di questo genere si trovano nei musei e non in spazi aperti. Ora, facendo riferimento alle foto esposte, mi piace pensare che un discendente vada a far la spesa e possa ancora rivedere una persona cara o qualcuno con la quale ha condiviso un periodo della propria vita, e che, così, almeno per un momento, sia ancora presente nel suo ricordo proprio come quando la vedeva e la incontrava. Voglio ancora dirvi che coltivo un sogno. Il sogno che qualcuna di queste foto che abbiamo visto si aggiunga a quelle della mostra e trovi spazio in qualche luogo pubblico di Cercenasco. Così, come alcuni comuni italiani sono visitati e ricordati per i loro murales, Cercenasco sarebbe tra i primi comuni italiani, se non addirittura il primo, ad essere visitato e ricordato per le foto d'epoca, una sorta di museo a cielo aperto. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Con queste foto ho cercato di mantenere in vita, almeno metaforicamente, una civiltà ed una cultura scomparse ormai per sempre. A volte mi pare inverosimile che queste foto siano state scattate meno di mezzo secolo fa. Tanto sembrano portarci indietro nel tempo. Il cambiamento è stato troppo repentino. Di questo passo, con gli uomini che continuano ad ammassarsi in città sempre più affollate, a consumare sempre più cibo industriale e a perdere il contatto con la natura, tra qualche anno
Ci sarà chi non saprà più se le patate si raccolgono nella terra o sulla cima degli alberi.